Buonasera a tutti, grazie al nostro gruppo, grazie per questa partenza che ci ha fatto entrare direttamente nel tema di questa serata insieme a Nadir per la pace. Io presento, io sono Brunetto Salvarani, avrò il compito di coordinare questa parte della, della serata, sono il direttore di una rivista di interculturalità a proposito dei missionari saveriani che si chiama C'è Mondialità. E, per cominciare, presento Luisa Barbieri, che è la responsabile scientifica di Nadir, che è una delle maggiori indiziate, delle colpevoli per tutto questo progetto di queste serate, e le do la parola per eh, presentare il senso di questa operazione, poi invece presenteremo i nostri ospiti. A te, Ti ringrazio Luisa. molto. Eh, buonasera a tutti, e eh, grazie di cuore per aver deciso di passare un pochino del vostro tempo con noi, eh, per tentare di pensare un pochettino a noi, a quello che in questa fase storica sembra portarci verso una sorta di implosione planetaria. Eh, sì, io sono Luisa Barbieri, sono responsabile di attività scientifiche dell'Associazione Medica Nadire. La Nadire fa parte del tavolo della pace della provincia di Bologna. E eh, in questa occasione ha tentato di chiamare a raccolta eh, altre associazioni. Eh, siamo partite da 10-20 gruppettini, sino ad arrivare come per magia a formare un gruppo di 160 associazioni. E eh, questo gruppo a un certo punto ha, ha avuto bisogno di avere un nome, insomma. quindi l'abbiamo eh, battezzato insieme a questo momento sarà insieme a Nadir, speriamo che domani sia insieme a qualche un altro insomma. Ecco speriamo che davvero questo eh, rappresenti l'inizio di un lunghissimo cammino da percorrere insieme di fatto e non soltanto di nome, un cammino che possa eh, portarci a costruire una società interculturale dove eh, la diversità non rappresenti più una barriera ma un punto di incontro. Quindi questo nostro gruppo non vuole assolutamente fermarsi all'organizzazione e allo svolgimento di queste, eh, di queste serate, ma eh, appunto vorrebbe proseguire questo di, cammino di collaborazione finalizzato a promuovere e a rendere concreto ogni progetto destinato a eh, migliorare la convivenza in questo Paese dove eh, la multiculturalità è divenuta a tutt'oggi una realtà. Una realtà tanto gradevole quanto contrastata. Contrastata da, da chi continua a perseverare nella cecità e nell'arroganza dettata dalla paura di ciò che non conosce. Contrastata da chi non riesce a comprendere il grande valore dell'incontro della diversità e di chi invece lo comprende benissimo ma nutre tutto l'interesse affinché il livellamento non avvenga, perché c'è anche questa fetta, insomma, secondo me da considerare. Io vorrei rivolgere un particolare ringraziamento alle istituzioni e alle aziende che hanno patrocinato gli eventi, avete già visto comunque nei cartelloni che sono passati dietro, comunque mi avrei piacere di ripetere, sono la EMI, Arcoiris TV che sta riprendendo gli eventi e che permetterà anche a coloro che non sono presenti in sala di poter partecipare attraverso internet, ai fratti minori dell'Antoniano che ci hanno concesso, concesso la disponibilità del teatro alla Banca Etica, alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Bologna, alla Provincia di Bologna, ai quartieri Porto, Santo Stefano, San Donato, al Comune di Zolla Predosa, al Gruppo Ollus 6 Saturano, a Lega Coppe, a Power Log Minerva, al Consorzio Iniziative Sociali e a Manuten Coppe. Allora, stasera parleremo di interculturalità, di pregiudizi e di paure. Paura è conseguente ai, ai pregiudizi, quindi parleremo di noi, di un noi che eh, vuole partire da un momento di autocritica. Un'autocritica che vuole essere orientata a ricostruirci, a ritrovarci nella nostra interessa di esseri umani. Parlare di pregiudizi è facilissimo dal punto di vista teorico. Razionalmente è facile comprenderne il significato un carico di emozioni per lo più negative che nascono prima di ogni valutazione, lontane dalle esperienze dirette, giudizi nei confronti di persone o situazioni che per lo più trovano eh, radici nell'insoddisfazione individuale o di gruppo. Eh, mi fermerei un attimo sul discorso dell'insoddisfazione, perché è un'insoddisfazione eh, non in senso assoluto, ma mh, quasi sempre derivante da una deprivazione relativa, ossia... Cerco di spiegarmi un po' meglio, da un vissuto individuale o di gruppo che in realtà non corrisponde alla realtà, ehm, che rappresenta un pochettino il frutto dell'immaginario sviluppato in difesa di sé e di ciò che si ritiene di possedere. E, e che quindi è, viene percepito come proprietà al di là di quella che è l'oggettività della situazione. Insomma. Tutti noi tendiamo a salvaguardare quello che riteniamo essere nostro, che sia il contesto sociale, che sia eh, il lavoro, che sia la moglie, che sia quello che volete, comunque eh, questo fa nascere i pregiudizi. Non sono ovviamente supportati da nessun tipo di cognizione, di verifica, di confronto. Eh, rappresentano soltanto sterili sentenze di, di accusa, orientate a creare delle ostilità nei confronti di persone appartenenti a dei gruppi che vengono riconosciuti come estranei, gruppi nei quali eh, non sembra possibile creare delle difese adeguate se non aperta ostilità sostenuta dalla paura, e qui nasce il discorso della paura la paura del diverso, la paura delle culture che noi viviamo come altre, quindi eh, come perdenti, sconfitte in partenza. Noi tendiamo a partire sempre dal presupposto che la nostra sia la cultura dominante, una cultura che si basa sull'economia, sulla tecnologia, sulla forza militare, quindi non so se è una cultura dominante. Comunque, noi partiamo da quel presupposto. Per quanto riguarda il discorso di Nadir, che cosa c'entra un'associazione medica con tutto questo discorso, che questo penso che sia abbastanza importante, no? eh, la nostra associazione medica si occupa dei disturbi di relazione. Il progetto di Nadir è, ha delle radici molto molto antiche, parte dall'89, la sperimentazione in ambito ospedaliero, e eh, questa, questa nostra sperimentazione è arrivata a riconoscere eh, quanto eh, gli individui non siano più attori e protagonisti della loro stessa esistenza, in pratica, ma quanto lo siano gli intrecci delle loro prestazioni in funzione degli scopi prioritari imposti, imposti dal, dal sociale, insomma. Le relazioni interpersonali arrivano a, ad evitare il contatto, l'intimità, l'emotività, a schiacciarla. E, quindi consegue la rinuncia, la rinuncia alla propria riservatezza, al proprio essere se stessi e da qui ne esce un'enorme difficoltà a riconoscere quello che è il nostro corredo emotivo e quello che poi noi vediamo tutti i giorni in ambito clinico, insomma la mia esperienza clinica nell'ambito dei disturbi di relazione eh, L'espressione eh, clinica più evidente e più riconosciuta dei disturbi di relazione sono i disturbi del comportamento alimentare, l'anoressia, la bulimia e l'obesità che noi abbiamo inserito nell'ambito dei disturbi di relazione. Ecco, questa mia esperienza clinica mi suggerisce quotidianamente come questo intrecciarsi di relazioni fondamentalmente fittizie determini l'insorgenza di disagi, sino a, a determinare franche patologie a carattere autodistruttivo perché questo è fondamentalmente. Quindi lo vediamo nell'individuo, lo vediamo proiettato nel sociale. C'è chi mi ha detto una volta "Tu hai una platea privilegiata". In effetti è vero perché i nostri pazienti eh, rappresentano un pochettino quella che è la crema di questo contesto sociale. L'autodistruttività che noi vediamo costantemente eh, in ambulatorio, insomma, in associazione a nostro avviso è sostenuta da eh, aggressività non espressa, non, non buttata fuori, insomma, quindi coartata. Però l'aggressività è presente, deve essere presente, deve essere riconosciuta, deve essere accettata e nel momento stesso in cui non viene accettata eh, si esalta, si esalta, da, e soprattutto se vi è una chiusura forzosa a cui il soggetto si deve sottoporre. Il nostro contesto sociale in questo modo induce alla chiusura eh, forzosa. Riducendosi così lo spazio espressivo, che cosa succede? Succede che l'individuo e, il, contesto e il, il, il gruppo che poi forma il contesto sociale tende a ripiegarsi su di sé. Questo che cosa determina? Delle fortissime ripercussioni emotive. In quanto quando la funzione che all'individuo aspetta come membro impersonale dell'organismo sociale entra in collisione con quello che l'individuo aspira ad essere, si crea del malessere, del disagio individuale e sociale e di gruppo. Si è creata praticamente una nuova forma di schiavitù, una schiavitù che noi chiamiamo tecnologica, che crea un conflitto interiore, che blocca le emozioni e torniamo al solito disco che induce aggressività. Oltre all'aggressività o conseguente l'aggressività, anche tanta paura, tanta paura di non riuscire ad essere ciò che virtualmente il sistema ci impone. Ecco, ed è proprio su questo che il nostro staff medico-psicologico lavora, integrando il programma medico-rieducativo destinato ai portatori di disturbi di relazione con forti stimoli sociali, quello. L'organizzazione di questi eventi, l'impegno che costantemente noi mettiamo in ambito sociale eh, sino a eh, lavorare nel sud del mondo è una testimonianza del, degli stimoli forti sociali che cerchiamo di dare ai nostri pazienti affinché la loro visuale, che eh, obbligatoriamente si rinchiude ad angolo acuto, possa in qualche modo riaprirsi eh, verso gli altri, verso il mondo, quindi accogliere e ricominciare a, 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 a ri Aprire una, una sorta di ciclo vitale, insomma. Tutto questo noi abbiamo visto essere piuttosto efficace nel contenitore associativo perché è un contenitore che agisce. Alla base per la base, sul territorio e ci dà la possibilità di interagire con altre associazioni. Questa è una dimostrazione concreta nella formazione di questo gruppo. Ci, per chiudere, ecco, mi ci domandavamo quale strada poter provare a percorrere no? per uscire da questo buco nero. Ecco, noi crediamo che l'unico strumento a disposizione sia quello di ampliare la sfera cognitiva, di fare informazione maggiore è il numero di informazioni, maggiore la possibilità di riappropriarsi della libertà di espressione, quindi di scelta e quindi di movimento. Noi anche in ambito terapeutico cerchiamo di fare moltissima informazione, utilizziamo tantissimo, per esempio, il canale di Arco Iris, no? che è un canale senza censure che ci permette di passare ai nostri pazienti tantissime informazioni sulle quali poi discutere e quindi cercare di aprire un pochettino le nostre, nostre menti, non solo quelle dei pazienti, perché noi abbiamo bisogno di aprire le menti. Quindi dobbiamo in pratica uscire, cercare di uscire da quella che è l'omologazione sociale, insomma. Una omologazione sociale, non ho la bella dialettica della nostra attrice, mi incarto un po'. Sapientemente indotta e condotta dal sistema mediatico, che a mio avviso è la vera arma di distruzione di massa, quello che sta appiattendo il pensiero critico, che ci sta impedendo di utilizzare il nostro cervello, insomma, no? che è così bella, è la nostra vera arma. Ecco, eh, e non abbiamo più la possibilità di fare delle esperienze, perché sono tutte esperienze che si basano sul virtuale. Quindi esonerandoci dall'esperienza diretta ci rimane solo quella con la rappresentazione degli eventi, il problema qual è? Che la rappresentazione degli eventi passa sempre e comunque attraverso il sistema mediatico, il sistema mediatico che, che filtra filtra ogni situazione, ci passa quello che, eh, che meglio crede, insomma la modifica e induce alla fine un giudizio globale omologato. E il giudizio globale omologato comporta, eh, determina tutta una serie di comportamenti altrettanto omologati. Di risposta, insomma. Quindi ognuno di noi alla fine rappresenta ciò che, nell'ambito nell di una sorta di monologo collettivo, l'esperienza della comunicazione globale induce senza alcuna possibilità di formulare valutazioni e giudizi sull'onda della nostra struttura di personalità, di quello che noi siamo come individui. Conseguentemente siamo anche preda di crollo della comunicazione umana, che è naturalmente invece con, caratterizzata da contraddizioni, da emozioni, da verità, da bugie, insomma, fanno parte dell'animo umano e devono esserci per carità, guai mai non ci fossero. Ma in questo modo perdiamo comunque eh, la responsabilità di parlare in nome proprio, quindi eh, demandiamo ogni tipo di responsabilità e questo è gravissimo e gravosissimo perché ci allontana dal prendere delle decisioni, dal fare delle scelte e quindi dal vivere liberamente fondamentalmente. Ecco, quindi è quindi la ricerca dell'esperienza diretta, secondo il mio o il nostro parere, la via per riscoprire... Il valore intrinseco di ognuno di noi inserito nell'intreccio relazionale del sociale. Ed è a questo che il nostro gruppo, adesso il nostro gruppo, il gruppo insieme a, eh, mi sono già impossessata di questo gruppo, pur non volendo, ecco, eh, lo sento già molto nostro. Ecco, eh, sta tendendo, incontrandoci e collaborando al fine di abbattere le barriere mentali e relazionali che eh, impediscono la comprensione del valore della diversità, la possibilità di creare una cultura integrata in grado di arricchirci sia come individui che come gruppi. Devo dire che eh, questi sei mesi di lavoro che hanno portato ci hanno portato qua stasera e sabato prossimo e domenica al parco dell'ex Manifattura Tabacchi al centro eh, sociale Giorgio Cosa, è, è già stata una grandissima vittoria, perché in effetti in questi mesi eh, siamo stati insieme, ci siamo conosciuti e sono partite tantissime eh, relazioni e tantissime idee. Credo che tutto, tutto sommato questo sia già un grandissimo successo, almeno per quanto, per quanto mi riguarda. Eh, volevo ricordare che questa è una, un, una cosa di, di, di servizio che mi hanno detto di dire, che eh, i, i CD che troverete all'uscita e all che sono assolutamente in omaggio, contengono le letture e eh, le informazioni riferentesi ai, ai seminari ai e seminari, alle serate che stiamo conducendo, quella di stasera sull'interculturalità, quella di sabato che vertirà sull'Africa e come affrontare le missioni in Africa. La presenza di padre Alex Annotelli e di e del professor Silvio Pampiglione. Ripasso la parola a Brunetta. Applauso, eh, anche perché dovete sapere che Luisa, io l'ho incontrata due ore fa, era tesissima per questa e, e avete visto come man mano che passavano i minuti diventava più spigliata rispetto a questi temi che come avete colto hanno anche una loro complessità. E, però è stato importante partire da qui e... Partire da qualcosa di eh, già vissuto, da un'esperienza reale. Io presento i nostri ospiti a questo punto devo presentare chi non c'è, anzi, fare le scuse di chi non c'è, che è Pierluigi Sullo, direttore di Carta, che non vedete e che non è qui per eh, sopraggiunti motivi professionali. Ha promesso che verrà un'altra volta, per ora lo salutiamo e siamo dispiaciuti, ma in compenso abbiamo. Due ospiti di eccezione. Per cui alla mia destra ho Lisa Clark dei Beati Costruttori di Pace che viene da Firenze e anche solo per questo meriterebbe un grande applauso. E Firenze merita comunque un grande applauso, poi lei spiegherà la sua storia eventualmente. Non so se Imperia merita applausi, ma comunque, insomma, eh, la provincia sì, insomma, ci sono delle cose importanti in provincia di Imperia. Tra queste cose c'è eh, Anza Roberto Piccardo, che è qui alla mia sinistra, che è portavoce dell'UCOI, cioè dell'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, e è qui per l'occasione, quindi ai noi anche lui applauso. Ora una rapidissima presentazione di questa tavola rotonda, chiamiamola così, ridere della paura, fobie e pregiudizi in una società interculturale, io mi limiterò a due sottolineature, la prima che in realtà anche per quanto ci diceva Luisa prima, ma... L'analisi un po' di quello che sta succedendo attorno a noi, dell'aria che tira quando siamo di fronte a un telegiornale e tutte le volte siamo presi da ansie terribili perché ormai le buone notizie non esistono, ci farebbe dire che in realtà oggi c'è ben poco da ridere e quindi che è stato particolarmente intrigante l'aver deciso di dedicare invece a questo tema una serata come questa. Ci vuole un bel coraggio a parlare di ridere, anche di ridere dei pregiudizi e delle, delle chiusure, perché oggi i casi sono due, o si muore dalla paura o si ha una gran paura di morire e tutt'al più si ride per non piangere, più che per esorcizzare la paura generalizzata. Eppure sarebbe molto importante imparare a prendersi relativamente sul serio, a giocare sull'umorismo, a, a, a ridere anche, e talvolta a non prendere troppo sul serio anche le nostre scelte, le nostre decisioni e soprattutto il nostro, il nostro io. E um, oggi le religioni sapete che sono tornate in on page, come si dice in prima pagina hanno molto successo. Da una parte si parla di rivincita di Dio, dall'altra parte però hanno anche una cattiva stampa, soprattutto alcune religioni, non farò dei nomi, però insomma, credo che ci capiamo. Io per, per alludervi generalmente ricorro a una storiella irlandese che vi riciclo per l'ennesima volta ma che di solito funziona, vediamo un po', che dice abbastanza bene l'aria che tira, È una, non c'entra i musulmani, quindi per una volta ti tengo fuori, anzi. I protagonisti invece sono un prete un cattolico, un pastore e ovviamente un rabbino che si mettono a discutere e discutono in maniera tale che a un certo punto la violenza tra di loro sta incominciando a crescere. Allora dall'alto interviene il classico Angelo per dire la sua e per cercare di fare da pacere. Arriva l'Angelo e dice: "Signori, signori, un po' di calma. Io sono qui per dirvi una buona notizia che eh, voi avete la possibilità di eh, dire un desiderio che io esaudirò immediatamente, senza nessun problema, sperando appunto di calmare questa situazione leggermente imbarazzante. Il prete cattolico non ci pensa un minuto, immediatamente dice io lo so già, lo so già il mio desiderio, il mio desiderio è questo, fate sparire dalla faccia della terra tutti i protestanti e io sarò contentissimo. Un desiderio piuttosto imbarazzante, l'angelo rimane un po' così, vuole sentire anche quello del pastore e il pastore immediatamente dice ah lo so anch'io lo so anch'io io dico buttate fuori fate sparire immediatamente dal mondo tutti i cattolici e sarò strafelice l'angelo è sempre più imbarazzato tanto più che il rabbino non dice nulla e allora cerca di coinvolgere dice ma lei lei signor rabbino non ha nulla da chiedere a voi ebrei e allora il rabbino risponde, no no, noi non abbiamo niente da chiedere, ma mi raccomando signor Angelo, esaudisca bene i desideri di questi due miei colleghi e sarò entusiasta. Ecco, questo è un po' quello che è il, il, il clima che c'è in giro, perché oggi si pensa che le religioni purtroppo, invece di aiutare la pace, invece di aiutare... E le dinamiche dell'interculturalità siano un freno, siano un problema. La seconda sottolineatura è proprio nel termine interculturalità, non la farò lunga, però vi voglio sottolineare il fatto che non è scontato parlare di interculturalità né di società interculturale. Noi tutt'al più oggi parliamo di multiculturalità, cioè constatiamo la presenza di tante culture assieme. Talvolta parliamo di comunitarismo, talvolta parliamo addirittura di multietnicità, usiamo dei termini anche un po' imbarazzanti. Ecco, interculturalità è importante perché dice che c'è già oggi una dinamica di meticciamento, scusate se uso questo termine che forse non a tutti i politici italiani piace, ma insomma di meticciamento, di scambio, di... Di mm, collegamento. Ecco, la novità è questa, che noi stiamo discutendo di qualcosa che esiste già. Forse qualcuno tenta di frenarlo, forse qualcuno non se ne sta accorgendo, finge di non accorgersene, ma di fatto questa società sta diventando molto più plurale, molto più mista, molto più appunto interculturale senza però averci ragionato abbastanza. E allora il nostro tema è proprio quello di fornire delle chiavi di lettura in maniera tale che le istituzioni, le istituzioni educative per esempio, che sono centrali da questo punto di vista, la cultura, ecco, riesca a rispondere alle esigenze di una società che sta cambiando in maniera estremamente rapida e sta diventando qualcosa che non possiamo... Immaginare ancora cosa diventerà, ma che sicuramente è qualcosa di diversissimo rispetto a qualche anno fa: appunto, una società interculturale. Allora, detto questo, io partirei con una domanda che volevo fare ai nostri due ospiti. Proveremo a partire così: voi avete qualche minuto per dire la vostra, cerchiamo di rendere tutto molto, molto rapido se riusciamo. E la domanda è questa: eh, qual è il rapporto, dal vostro punto di vista, tra l'umorismo e il cammino di fede della vostra esperienza religiosa? O, semmai, qual è il vostro, il vostro cammino, la vostra esperienza rispetto all'umorismo, rispetto al ridere? Domanda molto meno scontata di quanto non. Sembri perché in effetti di solito le religioni, tranne eccezioni che confermano la regola, vengono pensate qualcosa che non hanno nulla a che vedere con il ridere, il divertimento, l'umorismo, anzi molto spesso diffidano di questo percorso perché è qualcosa di pericoloso. Cominciamo da Lisa. Sì. Buonasera. A tutti voi che non vi vedo, perché noi abbiamo la luce Ma negli ci sono, occhi, ci sono. però prima lo so, vi vedevo quindi so che ci siete. Eh, io sono un po' in difficoltà, perché tu mi hai detto nella, nella, nella tua religione. Ecco, la mia fede è una cosa che ha fatto grandi sbalzi. Eh, ed ha fatto grandi sbalzi attraverso i confini delle diverse religioni. Eh, per, fare, per, per spiegarmi un pochino meglio devo forse cominciare un minimo con la storia, eh, una storia di famiglia eh, il, da parte di mia madre. Io sono statunitense e eh, la famiglia di mia madre, a livello di bisnonni, erano ebrei arrivati dall'Europa centro-orientale, non sappiamo neanche bene dove, ma insomma probabilmente quello che adesso è Cecoslovacchia o Polonia, così, e si erano stabiliti nella, sulla costa orientale come tantissimi degli ebrei che arrivavano negli Stati Uniti nell'Ottocento, eh, dove da bravi ebrei facevano i banchieri. E a un certo punto uno dei figli minori decise di andare anche lui verso ovest, era il momento in cui gli statunitensi andavano a ovest a conquistare l'ovest, e andò a, a stabilirsi in Oklahoma, lo stato dell'Oklahoma, che è veramente uno dei posti più tristi al mondo, nel senso che è un'estensione di deserto, e a quell'epoca ancora non avevano scoperto che sotto quel deserto c'era molto petrolio. E, eh, però lui andò lì perché forse voleva francarsi un attimo dall'influenza del padre molto potente, dei fratelli maggiori. Andò lì e fondò la prima First City Bank, Oklahoma City Bank, la prima banca da bravo banchiere. E dopo che aveva avuto insomma, la sua famiglia, i bambini che crescevano, eccetera. Era una persona molto, molto, molto ricca in questa nuova città, eh, era però l'unico ebreo ed era l'unica famiglia ebrea, perché lì erano tutti cowboy. E eh, cominciarono gli altri a trovare il petrolio nel giardino, non lui, ma gli altri, forse perché non l'ha neanche cercato tanto i soldi, non gli mancavano, faceva il banchiere, ma eh, gli altri trovavano il petrolio nel giardino e diventavano ricchi. Eh, siamo tipo 1880, roba del genere, già il petrolio significava, significava qualcosa, non quello che avrebbe poi significato dopo nel XX secolo. Però. E, eh, le persone che cominciavano a diventare ricche si, si fecero, cioè si cominciarono ad esserci le classi a Oklahoma City e eh, uno dei passatempi delle persone più facoltose era il club del golf. Dove in mezzo al deserto con tutti i soldi che avevano avevano uh, fatto dei prati verdi e giocavano a golf. E, e naturalmente il mio trisnonno, quello che era, non, non, non so esattamente contare tutte le generazioni, voleva naturalmente. Lui era il banchiere, era ricco, voleva far parte del club del golf. E andò lì e disse: Io e la mia famiglia diventiamo parte del club del golf. E questi gli dissero: Eh no, eh no caro, sarai ricco. Su questo non abbiamo dubbi, ma sei ebreo, puoi mica entrare nel club del golf nel, in Oklahoma da ebreo. Lui non fece storie, entro un mese la famiglia era convertita, la mia famiglia è una famiglia cristiana adesso. <ride> ecco, vedete, eh, quindi credo che, non, non credo neanche che fosse particolarmente unica la mia famiglia eh, nel fare una cosa del genere a quell'epoca. Eh, è rimasto moltissimo, già con tutte le generazioni che si sono succedute, eh, la mia mamma, eh, rimane in lei fortissimo, pur essendo stata levata più o meno da cristiana, protestante, episcopaliana, eh, rimane fortissimo la cultura ebraica. Rimane fortissimo in noi la cultura della barzelletta ebraica. Che è una cosa straordinaria. Ora, noi in Italia abbiamo monio vadia, ma è, è, è forse davvero l'unica religio, religione in cui veramente si ride di se stessi delle proprie, e delle proprie credenze e delle proprie abitudini. Eh, posso raccontare anche una barzelletta, due rabbini che erano stati compagni di scuola, si incontrano dopo lungo tempo che non si vedevano. E si salutano e uno fa all'altro, Ma come vai? Come sta la tua famiglia? E tuo figlio? E l'altro gli fa: Taci, mio figlio, che dispiacere, sai? Il mio figlio era proprio la gioia del mio cuore. È diventato cristiano. E il primo gli fa: Ma che coincidenza. Proprio a me lo dici. Anche il mio figlio, il mio figlio maggiore, anche lui si è convertito al cristianesimo. Andiamo a sentire il rabbino capo, l'anziano, se ci può dare qualche aiuto su questo. Vanno dal rabbino capo, dal, dall'anziano e lui ascolta le loro storie e dice, ma che coincidenza, proprio a me lo venite a dire, è successa la stessa cosa a mio figlio. Anche mio figlio si è convertito e allora insomma va avanti, essendo una barzelletta ebraica va avanti a lungo, eh, ma a un certo punto decidono, beh, chiediamo al Signore, il Signore ci risponderà, gli fanno tutta la domanda, il cielo si apre, ma che coincidenza, proprio a me lo chiedete. Cosa che capitano nelle migliori famiglie, come si suol dire bene, direi che siamo partiti molto bene. Sentiamo se Amza, nella tua storia o nella tua vicenda, o nella tua tradizione religiosa c'è qualcosa del genere. Sì, buonasera a tutti. Noi quando, quando sentiamo i nostri amici ebrei, raccontare queste barzellette, che tante volte scherzano su loro stessi, evidentemente, e ci sembra che scherzino anche un po' su Dio, il musulmano rimane un minimo scandalizzato, sinceramente, no? perché la nostra è una dimensione diversa, quella del rapporto tra l'uomo e Dio, evidentemente. Una cosa che d'altronde io avevo già nella mia infanzia cattolica, mia nonna siciliana, che mi diceva scherza con i fanti e lascia stare i santi, nel senso che la dimensione del sacro, doveva essere qualcosa nei confronti del quale l'uomo si doveva comportare in maniera seria e, e quindi non attribuire al, neanche al santo, figuriamoci tantomeno a Dio, nessuna delle debolezze, nessuna delle, eh, delle piccolezze che eh, a, su cui l'uomo ride di se stesso evidentemente. Questo non vuol dire che non ci sia nel, anche nell'Islam e nel percorso poi religioso di ognuno di noi. Dei, episodi di, di grande umorismo, ne ricordo uno per tutti e proprio adesso siamo nel mese di Ramadan, eh, sapete il mese del digiuno, il quarto precetto dell'Islam, si racconta che un uomo andò dal profeta e disse io sono rovinato, dice cosa è successo, dice io insomma non ho resistito e ho fatto l'amore con mia moglie oggi durante il giorno, ecco il precetto vieta l'assunzione di cibo, bevande e rapporto sessuale, per chi non lo sapesse. E allora il profeta disse, beh, insomma, devi pagare la, la caffara, cioè l'espiazione, devi fare un'espiazione perché hai fatto una cosa che non dovevi fare. E dice, ma io, io sono povero, dice, vabbè, devi dare da mangiare, a, a, devi liberare uno schiavo. E dice, io, ma io non sono, sono povero, non possiedo schiavi, non posso neanche comprarne uno per liberarlo. Dice, allora devi, devi digiunare per 60 giorni. Io non ce l'ho fatta a fare il digiuno un mese intero, figuriamoci se ce la faccio per 60 giorni. Dice allora dai da mangiare a 60 poveri, dice, io non sono più povero di tutti, non posso dare da mangiare a nessuno. E allora in, questo, in quel momento arrivò qualcuno, portò un grande cesto di datteri in, in omaggio al profeta. E il profeta gli disse: dai, prenda questi datteri e dalli ai poveri. E questo disse, ma io sono più povero di tutti. Il profeta si mise a ridere e disse, portateli a casa e mangiali con la tua famiglia. Ecco, quindi voglio dire, non è che eh, non esiste questa cosa eh, esiste come. Eh, la storia racconta di uno degli uomini più, più seri eh, e anche timorati di Dio nella storia islamica, Khattab, il secondo califo, che era, il eh, profeta diceva, quando shaitan, cioè Satana ti incontra, cambia strada, tanto era un uomo severo, forte, austero. E, e raccontano che un giorno un uomo che era in qualche maniera oppresso da una moglie santippe, insomma una moglie eh, pesante che lo, lo, lo rimproverava lo, lo, in qualche maniera in continuazione, andò a casa di Omar per dirgli cosa poteva fare, se poteva divorziare, insomma non ne poteva più. E mentre si avvicinava alla porta di Omar sentì la moglie di Omar che diceva, Omar, Omar, Omar chi ti credi di essere tu, insomma, in qualche maniera? Allora disse, oh, 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 sono andata a parlare di corda in casa dell'impiccato, in qualche maniera, e se ne fece per, fece per andarsene via. Omar, che l'aveva visto sulla la luce della porta, lo chiamò e disse, vieni qua, cosa c'è? No, no, ma veramente niente, io passavo, di... no, no, tu non passavi di qui, tu stai venendo a casa mia, è successo qualcosa, e anche questo con grande imbarazzo disse, ma io veramente stavo venendo a a lamentarmi di mia moglie e poi hai sentito cosa succede in casa mia dice sì ho sentito e dice beh questa è la nostra situazione dobbiamo fare pazienza e quindi ci sono episodi che in qualche maniera anche che riguardano eh, queste realtà altissime quindi i profeti e i suoi compagni eccetera che hanno, eh, un, sen hanno un senso di un così di umarismo, di sorriso eccetera d'altronde il sorriso fa parte della, della buona disposizione dell'animo e quindi è una anche una sadaca, cioè un'elemosina, la, 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 la più semplice e anche tante volte la più gradita che si può fare, quindi far sorridere le persone sicuramente è, è una cosa buona. È sicuro che ne, nella fase attuale, molte volte è una risata da Jena Ridens, insomma, la situazione che stiamo vivendo, no? cioè, perché eh, sia a livello locale che a livello strutturale, in qualche maniera la società, eccetera. Eh, diciamo oggi 30.000 bambini sono morti e potevano non morire ci facciamo una risata difficile oggi 115 milioni di bambini non sono andati a scuola perché non c'era la scuola più quelli di via 40, ci facciamo un'altra risata un po' difficile cioè ci sono delle realtà che sono talmente pesanti che o ce le dimentichiamo oppure rischiamo di dover vivere una situazione di continua di continua depressione eh, a fronte della quale difficilmente Possiamo, possiamo sorridere. Nella fattispecie nostra, attualmente, la comunità dei musulmani in Occidente, in Europa, in Italia, dove viviamo una situazione molto difficile in questo momento, evidentemente eh, si fa fatica a ridere si fa fatica perché la eh, situazione viene vissuta con, come minacciosa no? in qualche maniera, eh, mh, a livello personale, a livello generale. Eh, forze di governo non, non hanno paura ogni giorno di eh, violare tutte quelle che sono le leggi contro la discriminazione religiosa, la discriminazione razziale, eccetera creando i presupposti per episodi poi gravissimi, l'ultimo di una bambina eh, marocchina, italo marocchina di Biella che è stata aggredita, gli hanno inciso una svastica sul braccio, una ragazzina di 12-13 anni, queste cose qua, quindi mh, non c'è dubbio che i mandanti di tutto questo siano in, in alcune forze politiche, quel signore di cui parlava che siede alla seconda carica della Repubblica, purtroppo speriamo le prossime elezioni ci rilevino, che ci fanno finire di vergognarci in Europa di questa gente. Ecco, la situazione è un po' questa, quindi eh, riuscire a ridere ci si riesce soltanto a condizione di avere in fondo al cuore una grande serenità, che non è quella del molti nemici, molto onore, per carità, per carità ma è quella di dire essere credenti vuol dire testimoniare, ogni giorno con, con tutta la propria capacità. Se riesco a testimoniare quello che io sono, ed è una testimonianza di, eh, che non è aggressiva mai. Ma è di verità, anche se talvolta è molto scomoda e a volte costa caro dire le cose che si ritiene siano giuste, molte volte si sbaglia, evidentemente, ma lo si fa anche in buona fede. Ecco, e in questo senso si riesce a mantenere una, non dico una risata interiore, perché sarebbe troppo, però un certo sorriso, un certo sorriso nel cuore, che fa sì che in qualche maniera possiamo mettere, un po' di aria tra noi e le cose, con un pochino di, di, di uno spazio di, di umorismo, uno spazio di, eh, di allontanarsi da, da quella che è l'insulto quotidiano di almeno 5 6 giornali, eh, di almeno 20 o 30 giornalisti, che ci fa in qualche maniera sorridere sulla miseria di chi eh, in questa maniera eh, pensa di ottenere vantaggi, evidentemente, eh, scaricando su una comunità che eh, sicuramente è la più debole, in maniera molto maramaldesca. Ora, non siamo uomini morti e non ci stanno uccidendo, siamo vivi e vegeti, grazie a Dio, ben diverso dalla storia. Vive e uccidi un uomo morto, però, sempre maramaldesca è o vigliacca perlomeno, pigliarsela con i più deboli, che sono stranieri, che sono deboli culturalmente, che sono deboli socialmente, che non hanno protezione politica, Ma domani forse la Turchia in Europa sposterà un pochino gli equilibri, e forse da 15 milioni di musulmani in Europa diventeremo 85 milioni, forse avremo un pochino più di, eh, di protezione e potremo sorridere un po' di più. Bene, grazie. Ti annuncio che sarà dopo domani, visto che i tempi, i tempi sono un pochino lunghini di questo ingresso, però insomma, no, no, ma ognuno è esatto, siamo on the road. Bene, e, allora siamo entrati un po' nel, nel tema, io adesso vorrei pigliare l'altro corno, il discorso sulla paura che è molto diffusa, noi oggi, dicono i sociologi, viviamo in un'età dell'incertezza, più, più che ancora della paura, perché ormai siamo all'interno di meccanismi che ancora più di ieri sentiamo di non, di non controllare, o perlomeno temiamo quello che non conosciamo e probabilmente temiamo le trasformazioni, ci sentiamo parte di una società. Così rapidamente in trasformazione che lo spaesamento, probabilmente è l'esperienza che viviamo nella, nella quotidianità. E allora volevo chiedervi: sempre partendo eventualmente da esperienze personali o comunque dall'esperienza del vostro cammino di fede, ecco se c'è una, una percezione di questa paura, cioè se la paura in effetti è qualcosa che è diffusa ed è diffusa rispetto alle, alle vostre file, diciamo così. E, e in che senso? E poi, così metto accanto alla paura un'altra parola chiave, il pregiudizio. il pregiudizio. Cioè se secondo voi ci sono dei pregiudizi, sono dei pregiudizi diffusi, in che senso nei confronti di chi o di cosa? Perché è il primo passo. Per superarli e probabilmente riconoscerli. Ed è molto difficile farlo, ovviamente qui diamo delle, così, delle pennellate naturalmente, però è già importante che riusciamo a distanziarci e a leggere un po' dal di fuori in questa operazione che talvolta tecnicamente si chiama di decostruzione, per ricostruire qualcosa anche di diverso e passabilmente di migliore. Lisa. Io credo che la paura che molte persone sentono genuinamente in Italia di questi tempi sia costruita d'arte. Ehm, prendiamo semplicemente l'esempio di lunedì scorso a Roma, dell'esercitazione antiterrorismo a Roma di lunedì scorso. A che cosa serviva? Serviva, secondo me, anche per infondere la paura nella popolazione. Il popolo impaurito è più facile da dominare, è più facile con un popolo impaurito dire abbiamo bisogno di essere più duri, più repressivi, di limitare le libertà. Io è un po' che ci rifletto su questo della situazione italiana. Io ho vissuto negli anni 90 durante la guerra di Bosnia, ho vissuto in Bosnia. Ho vissuto a Sarajevo per quasi tre anni a, te, a periodi alterni, ma anche in tutto il resto della Bosnia ho girato molto durante la guerra. E io sono giunta a una conclusione che non so se è corretto non so se storicamente verrò provata a aver avuto ragione o no, perché per qualsiasi sia stata la ragione che ha fatto iniziare i massacri di Bosnia, e su questo si scriveranno libri nel futuro, senz'altro ci sono le colpe. Del, di, di Milosevic, ci sono le colpe dei croati, ci sono le responsabilità internazionali e bla 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 e tutto questo c'è, chi ha cominciato, chi ha continuato eccetera, ma c'è un fatto della guerra di Bosnia che è un fatto che sul terreno ho visto, toccato, conosciuto con mano, che è un fatto innegabile e che qualcosa ha trasformato vicini di casa in assassini reciproci da tutte e tre le parti sono stati compiuti massacri da tranquilli eh, contadini serbi ortodossi nei confronti del vicino che era un bosniacco musulmano con il quale avevano giocato assieme da bambini erano cresciuti insieme le loro famiglie hanno cresciuto insieme da un giorno all'altro L'uno è diventato l'assassino, o il massacratore, o anche solo il pulitore etnico dell'altro, e questo in tutte e tre le direzioni: in tutte e tre le direzioni. Allora, qualsiasi sia stato il motivo politico, economico, sete di potere, sete di ricchezza che ha lanciato le cose, che poi sono state prese al volo dai croati in seconda battuta e poi anche dai bosniachi musulmani perché ne hanno combinate anche loro. Qualche cosa ha trasformato i tranquilli bosniaci di tutti e tre i gruppi etnici in assassini. E quel qualcosa è stato eh, la strumentalizzazione della paura. Eh, è stato fatto uno studio da un giovane eh, ricercatore inglese, che io ho conosciuto quando ero in Bosnia, che lui ha fatto uno studio dei mezzi di informazione, principalmente serbi e croati in quei due o tre anni che vanno dal 91 al 94, ha dimostrato che il modo di distorcere le notizie, partendo da magari una mezza notizia vera, di distorcerla era sufficiente per trasformarla in una propaganda che poi è diventata una propaganda sempre più martellante per cui le persone hanno davvero pensato lo devo uccidere prima io, prima che lui uccida me. Questa è la Bosnia. Ora, in Italia, vabbè, la situazione è un po' diversa, per carità. E, e probabilmente l'obiettivo di chi vuole far impaurire gli italiani e rinchiuderli e arruolarli nello scontro di civiltà è principalmente lo, lo, un obiettivo nazionale, di politica nazionale. Su questo, non, non, sì, vabbè, che abbiamo mandato i carabinieri a Nassiria a fare la guerra, ma non credo che sia questo l'obiettivo di questa politica italiana di oggi che vuole spaventarci. Ma vogliono spaventarci per meglio dominare perché non ci sia più dissenso, perché si accetti qualsiasi cosa, perché non ci siano le persone che alzano la voce eh, contro quello che, va, quello che si va facendo in questo paese. Eh, ma in fondo. Non è che sia tanto diverso, non è che sia tanto diverso. E da questo abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di reagire, di non, di non lasciarci eh, buttare giù in questo modo. Io credo che ci sia anche un altro elemento. Eh, noi, noi, che cerchiamo di seguire il percorso della non violenza nell'analisi dei problemi e quindi nel tentativo di trovare la soluzione, partiamo sempre dalla critica in primo luogo di tutto quello che viene fatto male, di sbagliato in nome nostro, quindi prima di criticare l'altra parte, sempre quella che consideriamo la nostra. E allora io, visto che ormai mi ritengo una cristiana e abbastanza, anzi, anche forse abbastanza vicino alla, alla fede cattolica in questi ultimi 15 anni, direi così, devo dire che abbiamo bisogno in questa chiesa cattolica italiana di fare un po' di chiarezza. Abbiamo bisogno... Di ritornare un po' a che cos'è il, mes il messaggio che ci dà Gesù. Noi non possiamo mica continuare a dire che è, cattolico, che è cattolica una Chiesa e che quindi segue le orme di Gesù, è evangelica, una Chiesa in cui un cardinale battezza in nome di Dio una porta aerei che si chiama Cavour. E Mentre negli stessi giorni c'è un'altra nave carica di, dei crocifissi viventi dell'oggi, che sono gli immigrati che arrivano dall'Africa, che cercano di scappare alla fame, alle guerre, e di quelli neanche un cardinale, neanche un vescovo di questa Chiesa ha sentito il bisogno di dire neanche mezza parola, neanche di pietà. per i poveracci che stavano a bordo della C Anamur, ve la ricordate la Ca Anamur e, e, e la sua ter terribile odissea al largo del, de della Sicilia? Durò 20 giorni. In 20 giorni, sapete quanto tempo c'è stato per qualcuno della nostra Chiesa che si richiama a Cristo di dire qualcosa, ma nessuno ha detto niente, tranne i soliti noti, Alex Zanotelli, insomma quelli che stanno tra di noi. Ma le gerarchie della Chiesa, in quegli stessi giorni, hanno solo preparato il battesimo ufficiale di una nave da guerra. Di una nave da guerra. La porta aerei non può essere altro che una nave da guerra. Credo che abbiamo bisogno su questo di fare delle riflessioni. E quando il cardinale Ruini, al funerale dei carabinieri morti a Nassiria, Povere persone, assolutamente, che hanno tutto, tutta la nostra solidarietà, loro morti le no e le loro famiglie, ma non erano costruttori di pace. Con, con, quale, con quale lettura o mislettura, misinformazione evangelica il cardinale Ruini può permettersi in una cerimonia, in una basilica a Roma, di dire... I nostri veri costruttori di pace, a meno che non stesse, non vorreste dire non sono i beati costruttori di pace, l'associazione di Padova non sono quelli, ecco questi sono i nostri. Ma eh, io, io trovo, trovo che, che, che veramente abbiamo bisogno di, eh, di fare delle, delle profonde riflessioni anche quelli di noi eh, che, che cercano di identificarsi nel nel percorso di Gesù e tutto questo ha a che fare con pregiudizi, ha a che fare con costruzioni di paure ed ha a che fare con la trascendenza, con il modo in cui noi pensiamo che con il messaggio di Gesù eh, noi vogliamo costruire un mondo diverso in cui i poveri Cristi sono quelli con cui camminiamo a fianco e non eh, la Padania bianca e cristiana che chiude le porte a quelli che sono i crocifissi dell'oggi. Grazie anche perché ci ha aiutato a, a ricordare questo grande rimosso della guerra nella ex Yugoslavia, che in effetti è uno degli avvenimenti che sono capitati a pochi chilometri da qui. A un mare di distanza da qui, e su cui non c'è stata una riflessione successiva dal punto di vista politico, dal punto di vista ecclesiale, e questo in effetti è molto grave. È molto grave. E poi ti confesso anche personalmente per la, quella citazione dell'omelia del Cardinal Ruini, perché mh, la, credo che la ricordiamo un po' in tanti, forse tutti perché è parsa un po' un via libera ad un modello di Chiesa e di religione rispetto alla quale dopo si è capito che si, si, si sono aperte tutta una serie di porte, quelli che oggi vengono chiamati i sostenitori della religione civile, del cattolicesimo religione civile, quella religione che rispetto a un tempo quando si diceva Cristo sì, Chiesa no. Forse vi ricordate, adesso si dice Chiesa sì, Cristo no, ma Chiesa in che senso? Nel senso di una adesione ad una tavola di valori presuntivamente condivisi perché le nostre istituzioni civili sentono di non averle più. E allora nel momento in cui non ci sentiamo partecipi di un progetto, di un qualcosa di comunitario, allora andiamo a pescare a quella specie di risorsa, di produttrice di valori che riteniamo essere la Chiesa, in questo caso la Chiesa Cattolica. È una tentazione, esattamente come quelle che ha vissuto Gesù di Nazareth nel deserto di Satana ed è una tentazione pericolosissima. Che credo vada denunciata con molta fermezza, e quindi grazie anche per il tono che hai usato, ma anche con la chiarezza con cui ce l'hai ricordata. Eh, Anza, a te. Maruini era l'ordinario militare, quindi evidentemente non poteva fare un altro discorso. <ride> Se, eh, prima era l'ordinario militare, non era stato ordinario militare? No? Bah. Sì, ma il problema è, non è quello infatti. La creazione del nemico e quindi accettare eh, questa mentalità. Mi eh, fa venire in mente un esempio che, che faccio spesso, se, quando si, se qualcuno volesse prigliarsi la casa del suo vicino e quindi non ha la forza e educa i suoi figli nell'odio per il vicino, e dicendogli da piccoli il vostro vicino vi guarda male, prima o poi vi aggredirà. E qualsiasi cosa succede, la, la bicicletta sgonfiata, la riga sulla macchina, il pallone che è sparito, si dà la colpa al vicino e alla fine gli si dice che questo qua sicuramente un giorno ci entrerà in casa, vi farà del male a voi, a vostra madre, alla vostra sorella. Se un giorno qualcuno se la piglia col vicino, anche sicuramente i figli di questo signore diranno finalmente, non se ne poteva più di vivere con questa minaccia vicino. E quindi vuol dire che si crea proprio, si inventa il nemico e quando si è inventato il nemico non c'è più bisogno di dimostrare che è cattivo è nemico perché in tempo di pace le persone si giudicano se sono buoni maestri panettieri che fanno bene il loro lavoro meccanici cosenziosi padri di famiglia, madri di famiglia in guerra il nemico va eliminato va messo in condizioni di non nuocere possibilmente per sempre per cui non c'è più bisogno di, di, di crearlo un nemico cioè, quando si è creato lo si deve aggredire eccetera, e quello è un po' quello che si sta cercando di fare in questo momento nei confronti, in eh, particolare nostri, evidentemente. Qualcuno dice perché siamo noi. Non lo so, può darsi, semplicemente perché siamo su un cammino di, di potenza, di un, di, di un allargamento di potenza. Se fossero degli altri, probabilmente sarebbe la stessa cosa. Non è che eh, io dico è soltanto perché siamo musulmani, ce la pigliano con noi. In realtà, non è questo. In Italia in particolare, siamo. Siamo borderline, siamo una terra di frontiera, una terra nella quale noi avevamo sperato di, che potesse essere un ponte come lo è naturalmente, geograficamente, tra le due sponde del Mediterraneo e diventasse un ponte sul quale le, 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 la gente si incontra. E i ponti sono una cosa molto bella e importante in tempo di pace, in tempo di guerra i ponti si fanno saltare, L abbiamo visto, vengono bombardati, vengono minati anche quelli più belli, anche quelli più storici, il ponte di Mostar, eh, Lisa se lo ricorderà sicuramente. Perché il ponte è una minaccia in guerra, si può passare sopra, andare dall'altra parte, quindi sia gli uni e gli altri hanno interesse a isolare, farlo saltare, bisogna che le comunicazioni diventino difficili. Quindi l'Italia come ponte deve essere in qualche maniera destabilizzata, perché non ci deve essere contatto, non ci deve essere la possibilità dell'incontro. Questa è una, una, una cosa pesante che noi ci rendiamo conto, la comunità lo sente fortemente, quindi la domanda sulla paura della comunità eccetera lo sente. Io eh, negli ultimi due o tre anni con un crescendo sempre maggiore sento gente che dice noi stiamo pensando di tornarci nel paese, qua non si può più vivere, non si potrà più vivere qua, non potremo educare i nostri figli, non siamo sicuri per i nostri figli qua. Eh, dice, no, ma guardate che forse non è proprio così, è la stampa che agita molto una parte di essa, purtroppo tanta, però la gente non è così, i vostri vicini, i vostri colleghi di lavoro, i compagni, di, la, la gente non è così, lo sapete? Sì, sì, è vero che la gente oggi non è così. E questo mi, mi, mi ricollega a quello che raccontava Lisa prima, cioè, se, quando si crea la paura, eh, la paura diventa uno strumento per... Ehm, Peggio che la divisione per, per comandare. Quando si crea la paura, chi in qualche maniera ti protegge dalla, da, 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 dalla minaccia che, ti sta agitando, che sta agitando sopra di te lui stesso diventa il tuo salvatore, non importa il prezzo che devi pagare. Mai e poi mai qualcuno rinuncerà a un diritto se non per qualche cosa di più importante. E come si fa a rinunciare alla privacy? Come si fa a rinunciare a una serie di diritti civili, a garanzie legali? se non per salvare la vita o i beni, qualcosa di assolutamente profondo. E tutte le dittature sono cominciate così, aiutatemi a difendervi, dicevano. Cioè non è che diceva adesso io voglio opprimervi. E il colpo di Stato viene sempre fatto per eh, salvare il popolo, per eh, salvare la nazione, salvare l'identità, la cultura, la religione, la patria, una di queste cose qua. In realtà... In nome di questa salvezza si, si opprime le persone che in qualche maniera accettano quello che sta succedendo. Poi, eh, vi ricordate quanti furono i professori universitari che rifiutarono il giuramento di fedeltà al Duce? Ma forse in poche decine, eh? Ecco. E non è che l'Italia fosse un paese, era un paese anche colto, Per no? un professore universitario c'era un andazzo e la gente seguiva. E allora non, ho difficoltà a dire ai miei fratelli e alle mie sorelle, no, guardate, passerà. Passerà è un momento così: c'è la guerra in Iraq, devono per forza trovare una, un, un, qualche ragione di coesione. Di, passerà, passerà, dico: sì, sì, può darsi che passerà. Però noi intanto, se possiamo, abbiamo fatto la casa, apriamo un negozietto, c'è aperto un quartiere nuovo di tutte le case che hanno fatto italiani, sono quelli che sono in Italia a lavorare. E noi magari torniamo giù e anche i nostri figli saranno più sicuri. È difficile dirgli, non è, sicuramente non andrà così, non posso giurarglielo. E io stesso dico, io dove vado? Io non ho un Marocco, una, un Pakistan dove tornare, questa è casa mia. I miei figli, quando gli dicono sei marocchino perché la loro mamma è di Marrakesh, dicono: no, no, io sono italiano, mia mamma è di Marrakesh, loro sono italiani tutti quanti e non, 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 non possono neanche concepire l'idea di dover andare via dalla, dalla loro terra, dalla loro casa e io dirgli, guardate cambierà, ci sono le elezioni presto, se Dio vuole eh, questi, questa gente che sta al governo che non, non solo, ci, qualcuno ci offende qualcuno non ci protegge minimamente qualcuno parla di, di, di noi c ho cinque figli, me, ho figli meticci io, eh, quasi tutti la mia, I miei figli, la mia nonna, la mia suocera marocchina è più chiara della mia suocera calabrese, quindi voglio dire, sono tutti metici alla fine, sinceramente. No? Ecco. E, e quindi, e, quando sento il presidente del senato che dice le cose che dice, ecco questo l'allievo di Popper, buon Dio, Popper, che ha fatto Popper? Sicuramente lui, lontano da Popper, ecco, però, è presidente del Senato, è la seconda carica dello Stato, non è uno così, un guito razzista che fa un numero su un, un palcoscenico di seconda categoria. E in questa situazione mi rendo conto che la paura e il disagio che le comunità vivono in questo momento è tangibile. Le, le, la, la storia di Via 40. Eh, L'avete seguita tutti quanti e non c'è nessuno di voi che non è stato deviato dalla, da, da come è stata mistificata la storia di Via 40, che sicuramente non era una realtà tra le migliori, eccetera, ma non era certo questa abiezione. Non era il ritorno a Kandarar, non si insegnava violenza. Si... Era una scuola mh, non più sgarruppata di molte scuole, tipo io speriamo che me la cavo, e quindi in realtà. Mh, si potevano trovare percorsi per, pensando a quei bambini, non pensando all'ideologia che è di ognuno per, per imporre il fatto che la scuola deve essere laica, non devono andare qui, Beh, per carità. Bisognava trovare, trovare maniere. Allora, di fronte a tutti questi casi, la ragazzina di Biella, la scuola di via 40, eh, questo pestato di là, quelli di là, il sindaco di, di Treviso che non lascia andare in giro la gente con il vestito lungo perché dice chissà cosa nascondono sotto, cosa nascondono sotto, quello che c'hanno. Ma è normale, come tutti quanti. Ecco, allora, di fronte a queste situazioni, che poi sono anche istituzionali in qualche maniera, non è un micropartito razzista che dice queste cose, sono, in qualche maniera sono anche istituzionali, sono, sono eletti, sono, sono istituzioni che si comportano in questa maniera, c'è un, un grande senso di disagio. E per assurdo, quelli che lo provano di più sono quelli che vivono qui da più tempo, perché si erano illusi sulla, sul Paese, sull'apertura, sulla democrazia, sulla possibilità di inserzione. Quegli ultimi arrivati già erano massacrati a casa loro, sono massacrati anche qua, non gli fa grande differenza. Però in realtà, quelli, a parte il fatto che gli avevano raccontato delle storie diverse, bah, si sa poi la menzogna di Ulisse, l'immigrato a casa, racconta, quando torna a casa racconta sempre delle storie. A fronte di questa situazione qua, io credo è, da qualche anno sto dicendo a tutti i nostri amici, eh, credenti e non credenti, grazie a Dio ne abbiamo tanti, eh, dobbiamo alzarci in piedi, non per difendere noi, per difendere tutti quanti. La diminuzione dei diritti di una parte della comunità è una diminuzione dei diritti di tutta la comunità. Nei momenti in cui si accetta che qualcuno possa essere discriminato, non nei fatti, ma quasi per legge, allora evidentemente si crea una situazione molto grave, è finito il patto di, di uguaglianza su quale si basa la democrazia stessa. E se non c'è il patto di uguaglianza in qualche. In nome di cosa si chiede la lealtà? In nome di cosa noi possiamo dire a, a, ai nostri radicali, e tutti quanti ne hanno, non dovete, dovete essere leali, dovete rispettare le leggi, dovete rispettare, do, dovete, non, dovete, non dovete pensare neanche l'aggressività, non dovete pensare la violenza, non dovete pensare la reazione, perché c'è uno Stato democratico che vi tutelerà. Se dicono, ma come? Se il Ministro dice che i bambini musulmani non devono andare a una scuola islamica. Ma non è scritto nella Costituzione che tutti quanti hanno diritto di fare scuola privata? Come mai i bambini musulmani non devono? Eh, ma c'è qualcosa che non va. Si potrà fare una scuola se non è, se non è logisticamente a posto, la mettiamo a posto, cioè, mettiamo a posto i servizi, me, cioè, troviamo degli altri spazi, tro, tro, cioè, troviamo delle soluzioni. Eh, si, invece no, sembra che bisogna chiuderle e basta perché bisogna essere, fare una politica musclée. Eh, se uno pensa e dice stupidaggini, viene espulso in maniera violenta, creando uno shock nella comunità, ma che ha detto? Se quattro amici si siedono intorno a un, bar, a un tavolino di un bar, e cominciano a discutere e uno dice che gli piacerebbe tanto tornare al potere temporale dei papi, e l'altro parla no, che sicuramente la cosa migliore sarà lo stato corporativo fascista. Il terzo dice la dittatura del proletariato sicuramente la cosa migliore, c'è cioè, un quarto che dice ma che credete voi della Repubblica Islamica? Tra arrivano i carabinieri e lo mandano via. Eh, Com'è questa storia? E Perché? Perché è sospetto di terrorismo. Beh, insomma, il terrorismo è una cosa grave, ci fa paura a tutti. Se è sospetto venga inquisito, venga giudicato e eh, non che lo si manda via così. È eh, il secondo caso. Il terzo caso è quello della rappresentanza. Sembra che i musulmani non abbiano diritto a scegliere i loro rappresentanti, perché qualcuno li deve scegliere per conto, per conto loro, perché non sono maturi, non sono democratici, non sono abbastanza colti e quindi le autorità penseranno a noi, soltanto a noi, non penseranno ai buddisti, non penseranno agli induisti, non penseranno a nessun altro, penseranno a noi e ci creeranno uno strumento che informerà le autorità di quello che siamo e di quello che non siamo, per carità. E allora quello che diciamo a tutti quanti e continuiamo a dirlo, la parola negata, il diritto conculcato, la rappresentanza fittizia, sono strumenti, sono quelli che creano un'acqua fetida nel quale nuotano pesci pericolosi, che ci possono aggredire in qualsiasi momento. A tutti quanti, a tutti quanti. E allora prosciugare quest'acqua fetida, e pulire, ripulire, cioè addirittura non crearla ma se c'è prosciugarla, Credo che sia fondamentale per fare quell'attività di, di prevenzione delle, della violenza che può scoppiare in qualsiasi momento e mai questa parola può, è così pregnante come adesso e ci può far saltare per aria tutti. Frequentiamo le stesse strade, saliamo sugli stessi autobus, le stesse metropolitane, noi, voi, tutti quanti corriamo lo stesso rischio. Allora se questa minaccia c'è da qualunque parte venga operare perché questa minaccia ci sia meno, quindi con rinforzando tutte quelle che sono le garanzie della democrazia credo che sia la cosa migliore questa frase che ho trovato recentemente di Beniamino Franklin quando disse chi rinuncia alla libertà e alla democrazia in nome della sicurezza non ha diritto né all'una né all'altra ecco mi sembra che questa sia una lezione importante allora questo che ci sembra di poter chiedere a tutti quanti musulmani non musulmani credenti non credenti tutte le persone che hanno a cuore in qualche maniera la democrazia che ci sia uno scatto uno scatto che non è soltanto uno scatto elettorale: lo scatto elettorale passa e va. Non ci basta dare la fiducia un anno, una volta, in un giorno. Per poi, per... Bisogna che ci sia una partecipazione nuova. Bisogna che possa nascere nel Paese una nuova, una nuova coscienza che sia attiva, vigilante e che possa mantenere questi valori costituzionali. Che vent'anni fa ci sembrava di poterli superare, e adesso preghiamo Dio che ce li mantenga. e dica dire certe cose poi. È no, uno scenario diciamo, abbastanza inquietante sul quale si potrebbe anche discutere, vediamo se riusciamo ad avere tempo anche per farlo, io però volevo dire due cose, una a proposito della paura che eh, nei prossimi giorni, il 28 ottobre, Sarà celebrata un po' in tutta Italia la quarta giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, che è un'esperienza dal basso, un'esperienza in cui molti che sono qua hanno dato una mano e che per sapere di cosa si tratta potete andare a visitare un benemerito sito di Monteforte Irpino, Avellino, www.dialogo.org, che avrà come slogan... Vincere la paura per costruire la pace, perché proprio siamo lì e questi sono i temi, sono le questioni. E la seconda cosa, anche per eh, che rimanga nella memoria, e anche perché poi non è stata diffusa tantissimo rispetto a questo tema a cui alludeva in filigrana, AMSA, cioè il tema della consulta islamica. Volevo dire che eh, di fronte a questa ipotesi, questo progetto concreto del ministro Pisano, è uscito una, un documento, eh, io credo abbastanza importante, che eh, dice che è importante che la consulta islamica si faccia, è importante che la consulta islamica sia rappresentativa. E quindi, che dentro ci siano coloro che di fatto hanno dei rapporti, delle relazioni, delle storie, delle vicende rispetto a questa ipotesi di Islam italiano. Lo dico perché personalmente ho firmato questo documento ed è una linea che approvo in pieno. Insieme a me l'hanno firmato altri, da Paolo Naso che è il direttore di confronti, a Paolo Branca che è docente all'Università Cattolica, a Franco Cardini, a Stefano Lievi, cioè molti che in questi anni hanno lavorato con le mani in pasta rispetto a questo tema. È una lettera aperta al Ministro Pisano e speriamo che in un qualche modo ne tenga conto, ma era importante mandare questo messaggio, perché in effetti il rischio è che poi ci riempiamo molto la bocca di questi temi come il dialogo e poi concretamente vediamo che tutto è fermo e ferma l'intesa, qualsiasi eh, progetto di intesa con l'Islam, ferma la legge sulla libertà religiosa eh, già da parecchio tempo. Sono ferme troppe cose rispetto a un tema come quello delle religioni da coniugare al plurale che ci stiamo rendendo conto come è cruciale per il futuro di questa democrazia se vuole essere tale. Chiudiamo con un'ultima domanda. Un'ultima domanda che prende ulteriormente per le corna questo tema dello scontro di civiltà e volevo chiedervi anche per lasciare con un seme di speranza perché è importante che nonostante l'analisi così impietosa che abbiamo fatto e che credo sia corretto fare perché non, non si, si deve edulcorare troppo la pillola ecco però vi volevo chiedere dal vostro punto di vista qual è l'itinerario, quali sono le piste, quali sono le strade possibili per uscire da questo clima così duro, per uscire da questo schema di pensiero che al di là del libro di Huntington, che poi hanno letto pochissimi in realtà, ma citano tutti, lo scontro di civiltà, è diventato così il, il grande fantasma, il grande schema mentale contro il quale dobbiamo combattere. Ci sono voi secondo voi delle piste realiste? Quali sono? Quali state vivendo in prima persona? E, e così ci lasciamo appunto con un po' di speranza. Grazie, volevo solo aggiungere una cosa quando tu dicevi prima di tutte quelle leggi ferme. Che miracolo però ce n'è una che è andata avanti, che è quella che esonera tutti gli edifici di proprietà della Chiesa Cattolica, anche di quelli a scopo commerciale, dall'ICI e lo fa in modo retroattivo. I nostri comuni dovranno restituire alla povera Chiesa Cattolica 15 anni di ICI eh, sugli ostelli, sui, luoghi, su, sui palazzi dei convegni, centri convegni, queste cose qua. Scusate. Eh, quindi quella è andata avanti. Questo basta. Però adesso guardiamo invece al positivo e diamoci speranza, come, come ci chiede Brunetto. Eh, io credo che ci siano: beh, ci sono, per me ci sono tantissime cose, tantissime storie, tantissimi eventi, proposte azioni che mi danno speranza in continuazione. Eh, vi ho detto prima che io sono statunitense, ma statunitense. Davvero è dura, è dura essere statunitense, ed è dura trovare motivi di speranza, mi direte. Esatto, nessuno è perfetto <ride> invece non è vero, non è vero. Eh, ultimamente beh, avete tutti seguito la storia di Sandy Sheehan, la mamma del soldato ucciso in Iraq che semplicemente ha detto io voglio che il presidente Bush mi dica per quale nobile causa è morto mio figlio e si è accampata lì davanti, tutto il mese di agosto davanti davanti alla sua residenza estiva a Crawford nel Texas. Adesso ha annunciato che siccome Bush torna a Crawford nel Texas per le feste del ringraziamento di fine novembre, lei ci torna, eh, anche se piove. Comunque nel frattempo è stata a Washington, è stata anche arrestata insieme a 370 altre persone perché facevano un bivacco di fronte alla Casa Bianca. In modo ancora più serio e che mi, che mi tocca più il cuore, eh, Stiamo vedendo come le vittime e i familiari delle vittime è partita questa cosa in Israele e Palestina con un gruppo che si chiamano eh, il cerchio delle, dei parenti, dei genitori, veramente era originariamente. Parents in inglese nel senso di genitori, genitori in lutto. E sono persone israeliane e palestinesi che hanno perso, originariamente avevano perso i figli, poi invece adesso sono, di, siccome si è allargato moltissimo anche un membro, una persona cara, in, in un'azione o di un'azione di terrorismo suicida oppure un'azione da parte dei militari israeliani, in tutti i sensi o anche dei civili israeliani coloni e questi si mettono insieme e all'insegna dello slogan non vogliamo che nessun altro soffra più quello che stiamo soffrendo noi adesso si mettono insieme e fanno delle cose straordinarie con la pazienza delle formichine dal basso che in fondo tutto quello che anche noi, anche voi, tutte le associazioni che stanno qui, io sono sicura, è questa la nostra metodologia. Noi non abbiamo i grandi proclami politici, non abbiamo tutto questo. Noi costruiamo le nostre cose sulla relazione interpersonale, sul conoscersi, sul andare in Africa e conoscere le persone lì, sul costruire reti di solidarietà tra le persone. Credo che queste sono le cose che ci danno speranza. Allora, cosa hanno fatto, per esempio, quando, dopo le torri gemelle, si è costituito all'inizio con un nucleo piccolissimo di famiglie che avevano perso una persona cara nelle torri gemelle l'11 settembre 2001, si è costituito l'associazione che si chiama Peaceful Tomorrows. È un domani plurale. Per dei domani di pace. È una citazione da Martin Luther King, che abbiamo sentito anche prima, la cosa bellissima di Martin Luther King. È una citazione di un altro pezzo, eh, credo di quello stesso discorso, in cui Martin Luther King dice: Le guerre sono proprio degli, dei mediocri scalpelli, proprio inadatti. Per scolpire dei domani di pace l'immagine dello scultore, del creatore, molto bella. Ecco, questi adesso sono centinaia di famiglie, delle famiglie dei 3.000 morti delle Torri Gemelle, sono più di 200 famiglie che si sono unite in questo. E, e il loro slogan è: fai quello che vuoi, presidente Bush, ma non ti azzardare a dire che lo fai in nome del nostro caro che è morto nelle Torri Gemelle. E parlano, alzano la voce su questo. Sono stati, per esempio, subito dopo, all'inizio del 2002, appena iniziati i bombardamenti sull'Afghanistan, sono stati lì e si sono messi accanto alle persone dell'Afghanistan che subivano i bombardamenti che Bush voleva che fosse in nome della, eh, per, per vendicare i loro morti, i loro, i loro parenti morti. Queste sono reti, sono le reti del futuro e sono le reti che secondo me ci permetteranno di avere un segnale di speranza. E volevo chiudere raccontandovi di una persona che ho conosciuto qualche settimana fa, perché credo che Luisa ama l'Africa, io amo l'Africa, molti qui che conosco amano l'Africa e credo che l'Africa abbia in tutte le sue parti, con tutte le sue culture, le sue civiltà diverse, abbia una freschezza, una creatività. Che ci potrà aiutare a tirarci fuori da queste, eh, da, da, queste da questi secchi in cui, in, cui, in cui ci troviamo adesso. La persona che ho conosciuto è un Vescovo, un Vescovo della Chiesa Cattolica del Malawi e si chiama Thomas di nome, in effetti il cognome non lo so, non l'ho mai saputo. Lui si presenta semplicemente come Vescovo Thomas. Il Vescovo Thomas in una serata che abbiamo fatto interreligiosa. Eh, parlava solo l'inglese, in ha chiesto a me di tradurre quello che eh, voleva dire, c'erano rappresentanti di altre sei, sette fedi diverse, lui era l'ultimo a parlare. Eravamo seduti insieme, io gli raccontavo un po' quello che stavano dicendo gli altri in italiano, e a un certo punto ci siamo resi conto che tra qualche secondo sarebbe toccato a lui, mi ha messo, bravo vescovo, ha messo la mano sul mio ginocchio, stretto forte, e ha detto dai che tocca a noi. E siamo andati su al pulpito e il vescovo Thomas ha cominciato a dire: non mi aveva raccontato niente di quello che avrebbe detto, eh? ha cominciato a dire, Io so sono una storia interreligiosa, eh, io ho tradotto. Io sono un vescovo della Chiesa Cattolica, sono un vescovo da un anno, ha 42 anni il vescovo Thomas, un giovincello. Oh, sono vescovo della Chiesa Cattolica del Malawi, nominato dal Vaticano un anno fa. Mio padre è un imam musulmano. E poi ha raccontato tutta questa storia che non è stata chiaramente del tutto facile, ma che adesso sta finendo in una maniera straordinaria. E vivono nella stessa casa. Eh, suo padre all'inizio, quando lui da ragazzo volle convertirsi al cristianesimo, suo padre era molto arrabbiato. Poi quando addirittura Thomas decise di fare il prete, era furibondo suo padre. Poi però col passare degli anni, non tantissimi perché appunto Thomas ha solo 42 anni, ma col passare degli anni, piano piano il padre ha visto il figlio che vita faceva e quanto si spendeva per il bene della sua comunità, che era la stessa comunità del padre. E ha vinto l'orgoglio e l'amore del padre per il figlio, è stata una cosa talmente alla fine sconvolgente che nel momento in cui Thomas è stato nominato vescovo l'anno scorso, il padre gli ha detto Thomas... Allora anch'io devo diventare cristiano. E Thomas inorridito le ha detto: No, papà, tu sei un bravissimo imam per la tua comunità e per il tuo popolo. Siamo gli stessi, viviamo insieme e ci amiamo come padre e figlio. Ah, L'Africa ha delle belle cose da insegnarci. Grazie. Mi ha commosso questa storia ricordando a mio padre che è mancato qualche anno fa, che, fu, che rimase assolutamente non dico sconvolto perché non era uomo che manifestasse sconvolgimenti, però insomma molto molto colpito dalla mia scelta religiosa. E, e alla fine delle, della sua vita, eh, senza dirlo a me perché non era una persona che mi parlava di queste cose, però tramite mia madre, come spesso facevano gli uomini di una volta, gli disse a mia madre, beh io ti devo dire che io sono contento di mio figlio. E questa cosa qua, il fatto che mio padre poi sia morto poco dopo, contento di me, sicuramente mi è stato di grande aiuto spirituale anche, Ero sicuro della mia scelta, però il fatto che lui l'avesse accettata era molto importante. Ecco, questo come collegamento alla storia del vescovo Thomas in qualche maniera. Io credo che ci siano percorsi, eh, e noi ne stiamo facendo qualcuno, percorso importante. Con Brunetto abbiamo fatto un percorso importante che sono stati gli incontri cristiano-musulmani di Modena. Che sono finiti, eh, però non è finita questa esperienza, non è finita questa, questa amicizia che si è creata in quegli anni e stanno andando avanti altre cose, perché è normale, le cose degli uomini non vanno avanti più di tanto, se ne inventano nuove, cambiano le situazioni, cambiano le persone, però eh, quando dieci anni fa, dodici anni fa, cominciamo a parlare di dialogo interreligioso all'interno della mia comunità, eh, era una cosa difficile da far passare si diceva che non c'era possibilità di dialogo, o loro diventavano musulmani oppure non... che dialogo dobbiamo fare, insomma noi abbiamo ragione, loro ci hanno torto, cioè, il massimo del dialogo che possiamo fare è spiegargli perché devono diventare musulmani, poi per il resto non se ne parla. E, e invece piano piano, e e addirittura chi parlava in questa maniera rischiava di essere accusato di eh, tiepidezza, opportunismo e tutto quanto. E piano piano è passata, grazie a Dio è passata. e Oggi non c'è praticamente associazione musulmana in Italia che non faccia dialogo interreligioso. E le giornate del dialogo che hanno preso avvio con l'appello che fece il Papa Giovanni Paolo II a Assisi nel 2001 quando disse: invitò i cristiani a digiunare nell'ultimo venerdì di Ramadan in solidarietà con, eh, con i musulmani, chiedendo che questa condivisione di questo sacrificio fatto per l'amore di Dio potesse un, unirli in un progetto comune di convivenza, di, di conoscenza reciproca, eccetera, è and, and, andato avanti, eh, nonostante resistenze, nonostante una quantità di... Eh, naturalmente non tutta la Chiesa, naturalmente non tutta la comunità islamica, però... È andato avanti per quello che ci riguarda in maniera seria e come vi dico, noi adesso io sono bombardato da richieste di andare a parlare in tutta Italia in quella giornata lì. Ecco. Allora dico: Vabbè, ma cerchiamo di farla una giornata in che dura in 15 giorni, così almeno si riesce a parlare con tutti. Perché, perché poi magari loro fanno, però dice: Sai, ci sono gli scout, sono venuti e sono venute le Acli, i Beati Costruttori, i eh, l'Azione Cattolica, la Caritas tutti quanti vogliono parlare con noi, noi vogliamo parlare con loro, cosa gli a dire. Ecco, allora è, è chiaro che una comunità è fatta per il 95% da stranieri, che è qui da poco tempo, anche la media dei musulmani è qua da 7-8 anni, difficoltà di comunicazione, l'uso della lingua proprio, tutto quanto, per cui però c'è dentro profondamente è passato e questo credo che sia un, uno dei percorsi più importanti che e questo lo troveremo davanti a Dio, questo lavoro che abbiamo fatto, se Dio vuole, perché l'abbiamo fatto veramente con l'intenzione che eh, la gente si conoscesse. E, e questo deriva anche, così, anche da questa nostra posizione di essere ponti no? speriamo che non ci bombardino anzi lo fanno tutti i giorni ma resistiamo per ora e essere ponti tra queste realtà tra, la, la, tra gli immigrati e i residenti tra i musulmani e i cristiani tra, tra le varie comunità e tutto quanto che può essere, e questo è sicuramente è un percorso importante un altro percorso importante insisto è quello della difesa della democrazia perché credo che sia la base stessa, eh, siamo cresciuti così, siamo cresciuti con, eh, con questa parola che a un certo punto non la sopportavamo più, tanto, tanto ce la dicevano in continuazione, i valori della democrazia, i valori. ci sembrava che fosse qualcosa di addirittura di ridondante, di esagerato, e oggi ci rendiamo conto, nel momento in cui rischiamo di perdere dei pezzi, quanto, quanto pagheremmo se questi... questi se, se, se diminuisse, è già diminuita un pochino ecco. una pianta, è una pianta che va innaffiata tutti i giorni. È una pianta che va innaffiata con la partecipazione, con, con la, la, la presa di coscienza, con, con l'applicazione. Chiudendo la televisione, per esempio, ecco. potremmo fare un fioretto tutti quanti: eh. cioè, chiudiamo la un giorno alla settimana si chiude la televisione. Per esempio, no, guadagniamo qualcosa, parliamo in casa, leggiamo un libro, andiamo a fare una passeggiata, andiamo a trovare degli amici. Chiudiamo la televisione un giorno alla settimana. Dico non sarebbe mica male, Dico, pff, sarebbe una, una tragedia per gli inserzionisti, no? una, una soddisfazione impagabile per noi sicuramente. Quindi si possono fare delle cose. Possiamo chiedere ai nostri politici che adesso cominciano a, a, a venire come le sirene, a chiederci voti, chiederci, non a noi che ne abbiamo pochi, ma alla società civile italiana molto di più, possiamo chiedere degli impegni forti. Possiamo dire, mh, cosa ci date in cambio? Non, non vogliamo posti, non vogliamo prebende, vogliamo degli impegni seri, scritti, ecco, non un contratto del... altre cose, più serie, più, più, mh, come si deve, insomma, che, che poi un giorno le mettiamo davanti, è, qualche, è vero che non possiamo poi ritirarvi il mandato, però, insomma, ecco, in qualche maniera, magari mediaticamente si riesce a usare, si riesce a... A spingere su queste cose sicuramente si può fare qualcosa. Eh, Un'ultima cosa, infine: l'intenzione positiva credo che sia nel cuore della stragrande maggioranza degli uomini, ma non è una cosa così sicura, deve essere confortata da, da una situazione generale, e se questa situazione generale contribuiamo tutti a. A realizzarla credo che possa poi trasformarsi in azione, in azione quotidiana, quello che, che possiamo fare. E noi da, da credenti diciamo che eh, non è importante il risultato che otterremo, però è importante sicuramente lo sforzo che facciamo, coerente, per ottenerlo e in questo senso eh, credo che sia una, una cosa che possiamo fare tutti quanti, credenti e non credenti, musulmani e cristiani, uomini di buona volontà in generale. E nel rapporto fra noi costruire, costruire questo percorso eh, che, che diventa veramente un antemurale a tutti quelli che vogliono usare gli uomini come carne da macello, quelli che accendono i fuochi, ma ci dice il Corano Dio spegna i fuochi e siamo noi strumenti, siamo noi pompieri se vogliamo esserlo. Grazie, grazie davvero per questi suggerimenti, per queste idee, per queste buone pratiche. Come vedete, ce ne sono parecchie, ce ne sarebbero anche altre. Io direi che dobbiamo chiudere questa, questa parte. Io mi prendo l'incarico, come Presidente, di chiuderlo con un'altra storia. È una storia tratta dal Talmud ed è una storia che ci proietta molto in avanti perché si pone un problema non da poco, che è quello chi, chi entra, su chi entri nel Regno dei Cieli. Non so se Elisa tu ti sei mai domandata chi, chi entrerà nel Regno dei Cieli. Io spesso, ed è per questo per esempio che di solito in casa abbiamo un posto libero, perché potrebbe arrivare il profetelia, sai che il profetelia è quello che dà il segno che si chiude, allora... Non si sa mai che non venga e non trovi un posto, un piatto, due maccheroni, insomma, se riesce a recuperarli. Allora, questa domanda se le posta anche il Talmud spesso, e c'è in particolare una storia che mi sembra bella per chiudere questa riflessione, che è stata originata dal discorso sul ridere dei pregiudizi per superarle, poi come avete visto è saltato fuori tanto di più, anche tante storie molto, molto belle, molto piacevoli. Il protagonista di questa storia è un rabbi che si chiamava Barukà di Huzà, Barukà è benedetto, quindi rabbi benedetto, quindi è omonimo del più noto papa, recentemente assunto al trono di Pietro, al soglio di Pietro che andava spesso nella piazza del mercato di Lapet, più o meno era un parente dei tuoi, insomma la zona era quella lì. Là un giorno gli appare il profeta Elia e allora Rabbi Barucane approfitta e gli domanda, guardando la piazza del mercato brulicante di gente, fra tutti questi uomini ce n'è almeno uno che avrà parte al mondo futuro? Elia però risponde nessuno. Nessuno di questi avrà parte nel mondo futuro, ma più tardi nella piazza del mercato arrivano due uomini ed Elia allora torna a chiedere a Rabbi Baruchà: Anzi, è Elia che dice a Rabbi Barucà: Guarda, hai visto quei due là? Quei due lì avranno parte al mondo futuro. Quei due lì entreranno. Allora, Rabbi Barucà, stupitissimo, si precipita dai due nuovi arrivati. E chiede loro: ma scusate, qual è la vostra professione? E allora loro, a loro volta stupiti, rispondono: Noi siamo due buffoni. Quando vediamo qualcuno che è triste, lo rassereniamo. E quando vediamo due persone litigare, cerchiamo di farle riconciliare. Questa è la storia. Ma il Talmud conclude molto argutamente dicendo che ognuno di noi nel mondo futuro sarà chiamata a rispondere di tutto ciò di cui ha potuto godere in questo mondo e ha scelto di non goderne. E quindi buon godimento.